fatto un piatto semplice, semplice, che non fa male. Il macco di fave, però non con il soffritto, tutto bollito. Poi mettiamo i spaghetti, spaghettini tagliuzzati. Fateci sapere da dove ci state seguendo, scrivetelo nei commenti e fateci sapere anche se vi piace questo piatto. Quindi con le fave noi non abbiamo fatto il soffritto per rendere il piatto più leggero. Sì. Perché se no si doveva fare il soffritto con la cipolla, ci voleva il finocchietto. Questo è semplicissimo. Quindi abbiamo utilizzato le fave Sì. secche in un mollo. Abbiamo tolto la pelle, poi abbiamo messo una cipolla, sedano e pomodorini. In tre quarti d'ora già è cotto, ho messo la pasta e facciamo un piatto semplice, semplice. Mentre il macco lo possiamo preparare anche con il Sì, soffritto e un po'. quello, il macco si fa con la cipolla soffritta. Questo è più semplice. Un piatto della tradizione. Le fave non mancavano mai una volta in cucina. Diciamo, facciamo la minestrina. Abbiamo fatto una minestrina. Ecco, con le fave. Semplice, semplice. Tantissime proteine, le fave una volta erano un ottimo sostituto della carne. Certo, sono cose naturali, hanno il ferro, le fave sono genuini. Queste le abbiamo raccolte nel mese di giugno. Sì, la raccolta si fa nel mese di giugno. E ora è il periodo che si mettono nel terreno, perché li vuole Piantare. piantare, dicembre, ancora c'è tempo. Queste sono state fatte seccare e poi messe nel congelatore. Si devono conservare buone, se no fanno una farfallina e li distrugge tutti. Si devono mettere o in un contenitore ermetico che non prendono aria, oppure si mettono in congelatore. E si conservano tranquillamente così per tutto Sì, l'inverno. anche di più di un anno. Poi le tiriamo fuori, li mettiamo in ammollo. E si toglie la buccia e si fanno così, si fa il macco. Li possiamo anche lasciare con la buccia e farli Quelle li bollire, facciamo tutti interi, quello è un altro piatto. togliendo solamente L'occhio, l'occhio. sì. Allora, qui mancherà ormai poco, solo il tempo della cottura della pasta e poi Sì, potremo sì. gustare questo ottimo Si mette primo un pochino piatto. di olio, un pochino di peperoncino, olio di peperoncino, si può mettere di sopra nel piatto, come piace gustare. Ecco, il tempo della cottura della pasta e già si può mettere il piatto a tavola.